Siamo in compagnia del giornalista, scrittore e autore Rai, Pino Nazio, che stasera è qui ad Albanella per presentarci, nell'ambito della manifestazione Botteghe d'Autore, il libro Il bambino che sognava i cavalli. Cosa ci racconta in questo libro? Il libro racconta la storia di Giuseppe Di Matteo, una storia per troppi anni dimenticata, anche se è nella memoria di ognuno. Io, quando ho cominciato a scrivere questo libro, lavorando per 2 anni a raccogliere del materiale, ho scoperto in modo drammatico, diciamo, che fino allora se ne erano occupati nei libri solamente Giovanni Brusca e Giuseppe Monticciolo, e Brusca e Monticciolo sono appunto il mandante e l'esecutore materiale di questo delitto. Bisognava ristabilire un po' di verità, almeno la storia scritta dalla parte delle vittime. Attraverso l'incontro con Santino Di Matteo, il papà del bambino, il primo pentito che ha rivelato la storia, la verità sulla strage di Capaci, e la mamma Franca Castellesi, il fratello del bambino che si chiama Nicola, alla lettura degli atti del processo ho raccolto questo materiale e ho tirato fuori questo libro che, come dicevo, è per la prima volta scritto dalla parte delle vittime. Da dove nasce l'idea di raccontare questa storia? L'idea nasce da un incontro appunto con Santino Di Matteo, nasce dal fatto che nessuno prima aveva raccontato in questi particolari drammatici, e ce ne sono a decine, la storia dell'ascesa e della caduta dei Corleonesi, che coincide con il rapimento di un bambino tenuto segregato per 779 giorni, ma che è anche diventato il simbolo della sconfitta dei Corleonesi. Giuseppe Di Matteo è stato definito il bambino che ha sconfitto la mafia per almeno 3 motivi: il primo perché ha contribuito a comminare tantissimi ergastoli ai mafiosi, il secondo perché ha contribuito a squarciare il velo su una falsa credenza, che era quello che la mafia avesse un codice d'onore che rispettasse donne e bambini, cosa che non è vera, e il terzo e ultimo motivo è che, pur nascendo in una famiglia mafiosa, un Di Matteo, il fratello di Giuseppe, non diventerà mafioso, tant'è vero che fa una vita normalissima, lavora alla Regione Sicilia e adesso si è sposato. All'interno del libro abbiamo un capitolo chiuso. Qual è il motivo? Il motivo è che quando io stavo scrivendo il libro non riuscivo a scrivere a descrivere il modo con cui era stato ucciso il bambino. Ho dovuto addirittura chiedere aiuto a una collega. Quando ho incontrato l'editore per pubblicare il libro, gli ho chiesto che lui lasciasse chiuse le pagine in cui viene descritto il modo con cui è stato ucciso Giuseppe Di Matteo, perché la storia si legge anche saltando il capitolo chiuso, e quindi chi arriva lì può scegliere di leggere, scendere i gradini di questo abisso, oppure saltarle e non perdere nessun elemento della narrazione.